Ciao a tutti, cominciamo con l'ultimo argomento corposo e fondamentale del capitolo sui radicali, che sono le espressioni irrazionali, cioè quelle con all'interno somme algebriche, prodotti o quozienti fra radici, fra radicali. Cominciamo da questo primo, che è una radice quadrata di aperta tonda, radice di 5 meno 2 più radice di 7 fratto 2 più radice di 5 chiusa tonda diviso radice di 5 meno 2 fratto radice di 7 meno 1 meno, fuori dalla radice quadrata, un'altra radice quadrata di 11 meno 2 radice di 30. Allora, cominciamo da, in questo caso, scusatemi, le radici sono numeriche, ma come al solito andiamo a risolvere tutto quello che c'è prima dentro questa radice quadrata e poi esamineremo la seconda. Cominciamo col fare un minimo comune multiplo dentro la parentesi tonda della prima radice quadrata, quindi abbiamo un minimo multiplo che è sicuramente 2 più radice di 5, quindi abbiamo un 2 più radice di 5, ovvero una radice di 5 più 2 diviso 1 che è radice di 5 più 2, che andiamo a moltiplicare per radice di 5 meno 2. Poi abbiamo più 2 più radice di 5 diviso 2 più radice di 5 è 1, quindi avanza 1 radice di 7. Tutto questo lo possiamo comprendere in una tonda, diviso sempre naturalmente dalla radice. Lasciamo per adesso radice di 5 meno 2 fratto radice di 7 meno 1, tutto meno una radice di 11 meno 2 radice di 30, che 11 meno 2 radice di 30 è il radicando della seconda radice quadrata, uguale. Notiamo che questo prodotto, radice di 5 più 2 per radice di 5 più 2, per radice di 5 meno 2, è un A più B per un A meno B, quindi A più B per A meno B fa A quadro meno B quadro, e allora avremo un radice di 5 al quadrato che è 5, 2 per 2 è 4, 5, quindi un 5 meno 4, a 5 meno 4 sappiamo fare 1, quindi abbiamo un 1 più radice di 7 fratto 2 più radice di 5. Anziché scrivere diviso, trasformiamo questo divisore in per e naturalmente andiamo a scrivere, ribaltare denominatore con numeratore. 17 meno 1 diventa numeratore e il vecchio numeratore passa al denominatore. Tutto meno radice di 11 meno 2 radice di 30. Allora, diciamo subito che la seconda radice, come vedete, è un radicale quadratico doppio. Ricordiamo la formula che ci diceva che se avevamo un A più un radice di B, tutto sotto una radice quadrata, questa era data dalla somma di due radici fatte in questa maniera: avevamo due denominatori col 2, e poi avevamo un A più una radice di A quadro meno B. E qui avevamo un A meno una radice di A quadro meno B. Quindi, applicando questa formula, a 11 meno 2 radice di 30, 11 meno 2 radice di 30, teniamo presente che cerchiamo di scriverlo come un numero meno un altro numero sulla radice, cioè trasportiamo dentro il fattore 2. Quindi 11 meno 2 radice di 30, che sappiamo essere sotto radice, possiamo scrivere come radice di 11 meno 2 è radice di 4, quindi avremo radice di 30 per 4, ovvero di 120, che è uguale a dire 2 radice di 30. Però in questa maniera possiamo scrivere quindi qui 11 meno radice di 120 e possiamo applicare la regola che abbiamo scritto prima, che voi avete appuntato perché l'abbiamo vista già altre volte e anche nella parte teorica che abbiamo già svolto. Quindi abbiamo una radice sicuramente di A più radice di, allora, 11 al quadrato è 121, meno 120, tutto fratto 2, più della regola, un'altra radice, sempre di 11, questa volta meno, sempre radice di 121 meno 120, tutto fratto 2. Scusatemi, allora, in questo caso, diventa radice di 121
121 meno 120 in entrambe le radici fa 1, radice di 1, quindi abbiamo 11 più 1, 12 mezzi nella prima, più 11 meno 1 che è 10 mezzi nella seconda, cioè in definitiva è un radice, abbiamo nella seconda radice quadrata qui, questa qui non è altra che una radice di 6 più una radice di 5, in quanto come vedete 12 mezzi è 6, 10 mezzi è 5, radice di 6 più radice di 5. Teniamolo a mente perché vedete che questo passaggio siamo riusciti a trasformare questa fastidiosa seconda radice quadrata. A questo punto andiamo a continuare a svolgere la prima, dove c'è un prodotto. Qui abbiamo un prodotto fra, lo scriviamo bene, allora al numeratore moltiplichiamo, è una moltiplicazione fra un A su B per un A su B, si moltiplica un numeratore per numeratore e denominatore per denominatore. Abbiamo una radice 7 più 1 per una radice 7 meno 1, cioè un A più B per un A meno B, che fa come al solito la radice di 7 al quadrato meno 1 al quadrato. Stesso discorso sotto, abbiamo una radice di 5 più 2 per una radice di 5 meno 2, cioè una radice di 5 al quadrato meno un 2 al quadrato. Tutto meno la radice di 5, il meno naturalmente ci fa, naturalmente, visto che qui non c'è un più ma c'è un meno, visto che la formula è quella col meno, quindi abbiamo un meno radice di 5 più un radice di, scusa, meno radice di 6 più radice di 5, avendo cambiato i segni a meno alla radice di 6 meno radice di 5, qua c'è un meno perché la formula non era quella col più ma era quella col meno, che non ho scritto, io ho scritto quella generica col più, quella col meno ha un meno e mezzo fra le due radici che sono fratte due, che cambia radicando fra i due radicandi fratto due, per cui ho cambiato segno, quindi la radice di 6 meno 5 è diventata meno la radice di 6 più 5, e se non c'è un meno dietro scrivo, non avete visto questo passaggio, come vedete ho scritto A più B per A meno B e poi ho cambiato il segno qui. A questo punto questo diventa radice quadrata di 2 radici vanno via, 2 radici vanno via, diventa un 7 meno 1, 6 e un 5 meno 4, 1. Qua abbiamo sempre meno radici di 6 più radici di 5. Come vedete, radici di 6 meno radici di 6 se ne vanno, il risultato finale è un semplice radical 5 con radici di 5. Vediamo adesso un altro esercizio. Come al solito iniziamo da esercizi un po' più semplici per arrivare poi a esercizi magari con polinomi all'interno di radici. Qua abbiamo sempre un'espressione con radicali numerici. Abbiamo un radice di 6 meno 1, fra parentesi, che moltiplica una radice quadrata di 7 più 2 radice di 6, meno una radice quadrata di 6 meno radice di 11 per 6 più radice di 11. Come vedete c'è una certa complessità in questo esercizio, vediamo se in realtà la complessità è solamente apparente. Andiamo a questo caso, moltiplicare, applichiamo nel testo naturalmente è radice di 6 fuori dalla radice quadrata meno 1, andiamo a applicare nel secondo pezzo del secondo addendo, quello dopo il meno, andiamo a applicare il teorema del prodotto, cioè radici di stesso indice, si vanno a moltiplicare i rispettivi esponenti, per cui abbiamo che radice di 6 meno 1 che moltiplica. Allora, prima di farlo però notiamo che qui dentro, questo lo scriviamo trasportando dentro i fattori 2 dentro la radice di 6, siamo 7 più, siccome 2 è una radice di 4, 4 per 6, questo è un 7 più radice di 24, meno tutta la radice quadrata,
abbiamo un A meno B per una più B che è sempre una quadra non ricorda, quindi un 6 per 6 un 36 meno 11. Quindi diventato, scriviamo cosa diventa, come è diventata la nostra espressione, abbiamo la legge di Semmelman che moltiplica una radice di 7 più radice di 24 meno una radice di 36 meno 10 fa 26 meno 1, 25. Quindi questo sarà lo scriviamo qui, radice di 6 meno 1 che moltiplica la radice di 7 più dentro un'altra radice di 24 meno 5. Ora dobbiamo prendere in evidenza, prendere in considerazione questa quantità che è il solito nostro radicale quadratico doppio, questa volta però da scrivere col più. Quindi andiamo a scrivere quanto vale 7 più la radice di 24, che le due radici quadrate saranno separate da un più questa volta. Prima, nel precedente esercizio, avevo scritto un più, ma in realtà erano separate da un meno, perché dipende da se qui c'è un più o un meno. Ne abbiamo a più la radice di a al quadrato che è 7 per 7 è 49 meno 24 fratto 2. Quest'altro invece è sempre un 7, questa volta meno, sempre 49 meno 24 non cambia, punto diviso 2. Quindi, come vedete, andiamo a riscrivere questa quantità al di sopra. Adesso vi faccio, vi giro la camera. Nel frattempo, prima di scriverlo, vi dico subito quello che viene. Qua viene una radice quadrata. A 49 meno 24 fa 25, sotto radice, che è 5. 7 più 5 è 12, più, fratto 2, più una radice di 7 meno 5 è 2, fratto 2. Come vedete viene una radice di 6, più la radice di 1 che è 1. Quindi tutta questa quantità qua, cioè tutta la radice di 7 più la radice di 24, non è altro che 1 più radice di 6. A questo punto andiamo a scriverlo sopra. Quindi abbiamo la radice di 6 meno 1, che guarda caso moltiplica proprio la radice di 6 più 1, tutto meno la radice di 5 che è 5. Vedete come si è di molto modificato il nostro esercizio. Molto semplice, se riusciamo a svolgere i primi passaggi che probabilmente sono quelli più complicati, uguale di nuovo a meno b per b è a 4 meno b quadro, quindi radice di 6 per radice di 6 è radice di 6 al quadrato, cioè 6, 1 per 1, 1 per meno, meno 1, 6 meno 1, meno 5, ovvero un 5 meno 5, la nostra espressione ci dà proprio 0. Vediamone ancora un'altra. Che è questa, introduciamo per la prima volta adesso finalmente i polinomi. Quindi abbiamo questa volta un radice di 2a fratto a più b meno 1, tutto dentro radice con fuori una tonda, meno un'altra radice quadrata di a quadro meno 2ab più b al quadrato, tutto diviso a quadro meno b al quadrato, chiusa tonda che moltiplica 2a fratto a più b, uguale. A cominciare da queste espressioni irrazionali con polinomi, il nostro testo, l'esercizio, ci dice, come al solito, di supporre positivi tutti i fattori letterali all'interno della radice, cioè i radicali. Quindi dobbiamo omettere il calcolo del campo di esistenza e di conseguenza nel tirare fuori la cosiddetta, ripetiamo, il nostro radice ennesima di a alla n con n pari, che sappiamo valere il modulo di a, lo tireremo fuori sempre come un a, essendo comunque il radicando supposto sempre positivo e non eventualmente anche negativo. Fatta questa premessa, andiamo a calcolare un minimo comune multiplo qua dentro la prima radice, dentro la seconda andare a scomporre quei due che sono lo sviluppo del quadrato di un binomio e
una differenza fra due quadrati. Avremo per la tonda radice di minimo comune multiplo che è A più B. Abbiamo un 2A meno A meno B, avendo moltiplicato A più B per meno 1, meno, sempre la stessa radice, A meno B al quadrato, che è quello sviluppo di quel quadrato del binomio sopra, fratto A meno B, che moltiplica A più B, differenza tra due quadrati, tutto chiusa tonda, che moltiplica 2A, fratto A più B. Qua c'è normalmente un per, uguale. A questo punto sommiamo 2A meno A dentro la prima radice, otteniamo radice quadrata di A meno B fratto A più B meno, qui semplifica una meno B con un'altra meno B, quindi abbiamo una radice di A meno B, mettiamo la parentesi per indicare che sono due binomi, fratto A più B, tutto che moltiplica 2A fratto A più B. Notiamo a questo punto che abbiamo due termini simili, cioè si possono formare questi due radicali e la loro somma si annulla, quindi abbiamo in definitiva un 0 che moltiplica 2A per A più B. Questo 0 che moltiplica questo ci porta a dire che nuovamente questa espressione è nulla, ci porta cioè a 0. Prendiamo un'altra. Vediamo ancora un'altra, abbiamo questa volta un radice di 2x fratto un radice di 2x, 2x è tutto il radicando di questa radice quadrata più una radice di y meno un'altra minimizzazione che contiene questa volta un 2x meno y sotto e un 2x più y sopra più una terza frazione che è composta da una radice di y sopra e nuovamente da una radice di 2x, questa volta meno radice di y, uguale. Andiamo a operare, in questo caso non possiamo fare altro che operare un minimo comune multiplo, che ci accorgiamo essere proprio 2x meno y, in quanto abbiamo che radice di 2x più radice di y che moltiplica una radice di 2x meno radice di y, che è fondamentalmente una più b per a meno b, è una più b per a meno b, che sappiamo valere a quadro meno b quadro, quindi il nostro a che è radice di 2x andrebbe elevato al quadrato, meno il nostro b che è radice di y, anche se al quadrato. Ma come vedete, i quadrati mandano via le due rispettive radici, quindi rimane non altro che 2x meno y, che è proprio il denominatore al centro di quella tripla somma algebrica, per cui il minimo comune multiplo è 2x meno y, andando a dividere 2x meno y per questo otteniamo questo, quindi otteniamo un radice di 2x che moltiplica un radice di 2x meno un radice di y meno 1, perché 2x meno y fa 2x meno y è 1 per 2x meno y, per 2x più y è un meno, chiedo scusa, 2x più y, meno 1, meno 1 è il risultato del denominatore, quindi ripeto 2x meno y diviso 2x meno y è 1 per 2x più y col meno dietro, evidentemente più un radice di y che moltiplica la frazione fra 2x meno y e radice di 2x meno y che ci dà radice 2x più y, quindi qua abbiamo radice di 2x più una radice di y, ecco qua, svolgiamo i nostri calcoli. Moltiplichiamo la radice 2x per questi due addendi, così come la radice di y per questi due addendi, ottenendo radice di 2x per radice di 2x meno radice di 2x per radice di y, poi cambiamo il segno qua, viene meno 2x meno y, poi abbiamo un radice di y per radice di 2x che è un più radice di y, per adesso lo lasciamo come per radice di 2x, poi abbiamo un più radice di y per una radice di y, tutto fratto naturalmente il nostro solito 2x meno y. Andiamo a moltiplicando la radice di 2x per la radice di 2x di 2x, qua viene un meno radice,
si moltiplicano due radici di stesso indice, quindi si moltiplicano i radicali, ovvero un 2xy dentro, meno 2x, meno y, di nuovo moltiplicando la radice di y per la radice 2x, si moltiplica il 2xy dentro, radicando si lascia la radice quadrata, poi la radice di y per la radice di y più y. Notiamo come 2x e meno 2x se ne vadano, meno y e più y se ne vanno, se ne va tutto questo naturalmente è fratto 2x meno y, se ne va anche però meno la radice di 2xy più 2 radice di xy. In definitiva il risultato è uno 0 sopra fratto un 2x meno y, cioè 1 0 finale. Ancora una volta ci ha portato questa espressione a 0. Vediamo un'altra dove magari non ci dà il risultato 0. È casuale evidentemente la scelta, mi interessa il tipo di esercizio, la tipologia. Vedete, scelgo o seleziono appositamente vari tipi di esercizi in modo che voi possiate valutare varie tipologie diverse. Vediamo quest'altro, che è radice di A fratto radice di B, tutto dietro la parentesi tonda, meno viceversa, radice di B fratto radice di A, tutto chiusa tonda, che moltiplica una radice quadrata di P radice di A più A radice di B, questo qua è fra parentesi, che moltiplica un'altra parentesi, questa volta di radice di A più una radice di B. Tutto quanto meno 2ab chiusa la quadra uguale. Benissimo. Andiamo a, come al solito, questo è un prodotto nel quale dobbiamo risolvere all'interno delle parentesi tonde, se è possibile. Dentro la prima operiamo un classico minimo del multiplo che è la radice di B per la radice di A, cioè la radice di AB essendo la radice di indice uguale, radice di AB fatta la radice di B di una radice di A, che per la radice di A fa A meno, stesso discorso, la radice di AB diviso la radice di A rimane la radice di B, che moltiplicato per la radice di B fa B. Questo è quello che rimane da questo minimo comune multiplo. Apriamo la quadra, direi che possiamo limitarci a moltiplicare questi due addendi per questi due addendi. Credo che non ci sia altra scelta. B radice di A per radice di A si moltiplicano radice di A per radice di A che fa A, quindi B per A, ovvero una B. B radice di A per radice di B viene un più B radice di AB semplicemente. Si moltiplicano i radicandi delle due radici quadrate uguali, di indice uguale. A questo punto passiamo ad A radice di B che moltiplica radice di A e viene semplicemente un, di nuovo, un più A radice di AB, stessa cosa, poi moltiplicando a radice di b per radice di b si moltiplicano radice di b e radice di b e viene b, quindi di nuovo un altro ab, tutto meno 2 volte ab. Quindi lasciamo di nuovo a meno b per fratto radice di b che per adesso rimane così. Qua possiamo aprire una tonda anziché una quadra. Abbiamo che ab più ab fa 2ab, che meno 2ab va, se ne va tutto a 0, rimane di conseguenza semplicemente un b radice di ab più a radice di b, cioè sommando i termini simili a più b viene in sostanza a più b che moltiplica radice di ab. Adesso operiamo il nostro prodotto, come vedete si semplificano la radice di ab e la radice di ab e il risultato quindi è a più b per a meno b, che possiamo anche scrivere come a quadro meno b quadro. Questo è il nostro facile risultato finale. Andiamo a svolgere un altro esercizio. Ne faremo parecchi di queste espressioni, visto che è l'ultimo esercizio fondamentale, poi che ci permette di avere una visione completa proprio sui radicali, tutta. Scusatemi, vediamo quest'altro. Abbiamo una tonda, abbiamo un 1 fratto radice di x. No, chiedo scusa, ho copiato male. Non si la tonda, abbiamo una radice quadrata di 1 fratto x più 1 fratto x quadro meno 4 radice di x più 1, poi abbiamo un più, abbiamo un'altra radice quadrata di 16x cubo
più 16x al quadro, tutto chiusa tonda, tutto che va diviso per 1 meno 2x tutto al quadrato fratto x. Uguale, benissimo. Allora, chiedo scusa per la mia voce e per la mia gola, ho un po' di problemi, spero capirete lo stesso. Allora, svolgo come al solito quello che c'è da svolgere dentro le tre radici quadrate, dentro la parentesi tonda, per poi dopo moltiplicare ribaltando quel divisore 1 meno 2x al quadrato fratto x. Manteniamo la tonda e operiamo un minimo comune multiplo dentro nel radicando della prima radice, che è evidentemente x quadro diviso x fa x per 1x, x quadro diviso x quadro 1 per 1 1, x più 1 meno, lasciamo per adesso 4 radici di x più 1 qui, più un'altra radice, raccogliamo un 16x quadro in evidenza fatto comune nel terzo radicando della terza radice, e ci rimane un x più 1. Tutto chiusa tonda, possiamo scrivere per x fratto 1 meno 2x tutto elevato al quadrato. Abbiamo ribaltato, abbiamo trasformato la divisione in moltiplicazione ribaltando denominatore per numeratore, uguale. Tonda. Allora, abbiamo applicando il teorema dei quozienti, scriviamo radice di x più 1 fratto x quadro come radice di x più 1 diviso radice di x quadro meno 4 radici di x più 1 lo possiamo lasciare, più, applichiamo questa volta il teorema del prodotto, scriviamo qui 16x al quadrato per radice di x più 1, chiusa tonda che moltiplica x come al solito fratto 1 meno 2x che è al quadrato. Scriviamo qui ancora radice di x quadro x, perché 2 e 2 se ne vanno, sarebbe modulo di x, ma sappiamo che abbiamo composto positivi radicandi, così come radice di 16x quadro è 4x. Quindi abbiamo radice di x più 1 tutto diviso x, naturalmente con la parentesi tonda dietro, meno 4 radice di x più 1, che rimane così ancora, più 4x che moltiplica x più 1, ancora sto radice per la terza volta, che moltiplica x fratto 1 meno 2x tutto al quadrato 1 meno 2x. Qua abbiamo una somma algebrica dove c'è da raccogliere a fattore comune sicuramente un radice di x più 1. Quindi lo possiamo raccogliere in evidenza a fattore comune scrivendo una radice di x più 1 a monte, aprendo una graffa magari, scrivendo un 1 su x che è rimanente del primo addendo, un meno 4 che è rimanente del secondo addendo, un più 4x che è rimanente del terzo addendo, tutto che moltiplica x diviso 1 meno 2x con 1 meno 2x che è pari elevato al quadrato. Punto mettiamo a posto dentro quella parentesi graffa, possiamo anche trasformare in tonda volendo, operando un minimo comune multiplo che è x. Ne abbiamo radice di x più 1 che moltiplica minimo comune multiplo x diviso x 1 per 1 1, x diviso 1x per meno 4 meno 4x, x diviso 1x per 4x che fa più 4x al quadrato, tutto fratto, tutto che moltiplica x per 1 meno 2x con 1 meno 2x che è tutto elevato al quadrato. A questo punto non possiamo che renderci conto che 1 meno 4x più 4x quadro è lo sviluppo del quadrato di un binomio che è proprio 1 meno 2x al quadrato. Noteremo radice di x più 1 che moltiplica 1 meno 2x tutto al quadrato, tutto fratto x, tutto che moltiplica x fratto 1 meno 2x al quadrato. Come vedete, se ne vanno 1 meno 2x al quadrato e 1 meno 2x al quadrato, se ne vanno x, se ne vanno x. Quello che rimane semplicemente è la radice di x più 1, che è il risultato del nostro esercizio. Andiamo lisci. Molto semplici questi esercizi, vedete, applichiamo sempre le nostre solite regole imparate all'inizio: proprietà invariantiva, teorema del prodotto, teorema del quoziente. Poi naturalmente ci mettiamo in mezzo, ci condiamo con delle nozioni che dobbiamo avere evidentemente di
scomposizione di prodotti notevoli, minimi, uni, multipli, ma niente di trascendentale. Vediamo quest'altro, che invece è questo, fa così. Abbiamo una tonda, abbiamo un 7 più 2 radice di 6, ritorniamo, abbiamo parte sia di radicali numerici che con polinomi, abbiamo un x meno y al denominatore che moltiplica qui, un radice di x meno un radice di y, tutto diviso 1 più radice di 6, meno ancora un radice di 6 meno 1, tutto diviso radice di x più radice di y, chiusa la tonda, tutto che moltiplica un x meno y mezzi uguale. Allora possiamo far altro che come al solito, prima di tutto svolgere, direi andare a svolgere prima come al solito da regola delle espressioni, andare a svolgere quel prodotto, poi sottrarlo, sommarlo logicamente con quel meno a quelli radice di 6 meno 1 fratto radice di x più y e poi moltiplicare tutto quanto a x meno y mezzo. Quindi abbiamo un 7 più 2 radice di 6 che mettiamo opportunamente fra parentesi, che moltiplica un radice di x meno un radice di y, tutto diviso un binomio x meno y che moltiplica un 1 più radice di 6, tutto questo lo sottraiamo appunto alla nostra radice di 6 meno 1 fratto radice di 6, chiedo scusa, fratto radice di x più radice di y, tutto che andrà moltiplicato a x meno y mezzi uguale. Vediamo quello che accade. Operiamo evidentemente andiamo a questo punto, direi, a moltiplicare anche questo x meno y mezzi a quella parentesi, a ciascun addendo, per poi dopo fare l'unica cosa che si può fare, cioè sicuramente un minimo comune multiplo. Quindi avremo questo fattore qui moltiplicato con x meno y mezzi, se ne vanno, vedete, x meno y e rimane. Quindi di conseguenza un 7 più 2 radice di 6 che moltiplica un radice di x meno un radice di y, anch'esso tra parentesi, diviso solamente il 2 che c'è qui, che moltiplica 1 più radice di 6 meno, nuovamente questo secondo addendo moltiplicato con x meno y mezzi. Abbiamo un radice di 6 meno 1 tra parentesi che lo andiamo a moltiplicare per x meno y, è un 2 che moltiplica radice di x più radice di y. A questo punto andiamo a fare il minimo di multiplo, che è 2 che moltiplica radice di x più y che moltiplica 1 più radice di 6. Questo è il minimo di multiplo di questa semplice frazione algebrica nella quale c'è una somma. Quindi abbiamo che il minimo comune multiplo, ripeto, è 2 che moltiplica 1 più radice di 6 per radice di x più radice di y, 2, tutto questo qui diviso 2 che moltiplica 1 più radice di 6 fa radice di x più y, andiamo a scrivere, che va a moltiplicare naturalmente il radice di x meno radice di y che c'è sopra e anche il 7 più 2 radice di 6, naturalmente meno, attenzione a questo meno, tutto questo minimo voluto diviso 2 che moltiplica radice di x per radice di y ha come risultato 1 più radice di 6. Quindi mettiamo dopo il meno tra parentesi 1 più radice di 6 che moltiplica radice di 6 meno 1, eccolo qua, che moltiplica x meno y. Abbiamo finito, uguale. Notiamo subito che nei due addendi, che sono uno questo e uno questo, ci sono radice di x più radice di y che moltiplica radice di x meno radice di y, che è un a più b per un a meno b, che fa a quadro meno b quadro, quindi fa x radice di x al quadrato che è x meno
radice di y quadrato che è y, tutto questo moltiplica naturalmente 7 più 2 radice di 6 che rimane lì invariato, meno. Abbiamo poi un radice di 6 più 1 che moltiplica un radice di 6 meno 1 che è sempre un a più b per un a meno b, ovvero sarà radice di 6 al quadrato che è 6, meno naturalmente dietro apriamo la parentesi, meno 1 al quadrato che è 1, quindi 6 meno 1 che moltiplica x meno y. Tutto diviso 2 che moltiplica sempre 1 più radice di 6 che moltiplica sempre radice di x più radice di y, è il nostro vecchio e solito minimo comune multiplo, uguale. A questo punto qua è venuto 6 meno 1, 5. A questo punto possiamo sicuramente raccogliere a fattor comune un x meno y a monte, eccolo qui, e abbiamo che x meno y lo raccogliamo a fattor comune, ripeto, quindi abbiamo x meno y che moltiplica, apriamo una quadra. Questo qua diviso x meno y rimane un 7 più 2 radice di 6, attenzione al meno, quello è un 6 meno 1, 5, quindi meno 5. Chiusa quadra, diviso evidentemente 2 che moltiplica radice di x più radice di y, che moltiplica sempre il nostro 1 più radice di 6. Uguale. Scriviamo sopra, cancellando questi passaggi, che spero abbiate intelligentemente copiato. Quindi abbiamo sempre il nostro solito x meno y che moltiplica, apriamo la parentesi tonda anziché quadra. Vedete che 7 meno 5 fa 2, abbiamo un 2 più un 2 radice di 6, tutto diviso un 2 che moltiplica un 1 più radice di 6 che moltiplica come al solito un radice di x più un radice di y. A questo punto 2 più 2 radice di 6, possiamo anche lì fare la somma. Fra 2 e 2 radice di 6 raccogliere un 2 da fattore comune, quindi mettiamo dietro un 2, abbiamo sempre il nostro x meno y, e qui mettiamo un 1 più radice di 6 che è quello che rimane, e sotto abbiamo sempre un 2 che moltiplica radice di x più radice di y che moltiplica sempre il solito 1 più radice di 6, e come vedete se ne va con quello di sopra, così come anche il 2 col 2. Ecco, vediamo cosa è rimasto. È rimasto un x meno y diviso un radice di x più un radice di y. Vi dico subito che potremmo lasciare come risultato questo, ma possiamo operare una razionalizzazione, visto che questo è del tipo a più b, moltiplichiamo e dividiamo per a meno b, cioè per radice di x meno y, è fratto sempre la stessa cosa, radice di x meno radice di y. Radice di x più radice di y, per radice di x meno radice di y fa semplicemente x meno y, che vedete si va poi a semplificare con l'x meno y di sopra, e il rimanente per cui è il nostro risultato, ovvero lo scriviamo qui, radice di x meno radice di y. Abbiamo ottenuto questo risultato. Benissimo, questo è il nostro risultato. Direi per adesso di fermarci qui. Proseguiamo alla prossima, così io mi bevo un bicchiere d'acqua, cambio il pennarello che vedete si sta consumando e ci vediamo subito dopo per la prossima lezione, sempre sulle espressioni relazionali. Ciao a tutti!